Buonasera da Fabio Pasini, bentrovati con il TG Nord, apriamo l'edizione di oggi parlando di regione Lombardia perché sono passati circa due mesi da quando la giunta guidata da Roberto Maroni ha iniziato a eh, lavorare i risultati. Sono piuttosto evidenti, nonostante un uh, silenzio talvolta della uh, grande stampa, della grande informazione, allora facciamo il punto della situazione noi con uh, la uh, puntualità di chi vuole sottolineare il buon lavoro fatto fin qua dalla giunta guidata da Maroni, il nostro servizio. Sono passati un paio di mesi da quando la giunta regionale lombarda guidata da Roberto Maroni ha iniziato il suo lavoro e i risultati sono lì da vedere. A cominciare dall'approvazione del progetto che prevede di bloccare la nascita di nuovi centri commerciali in attesa di valutare le reali esigenze del territorio. Tra i fatti, dei primi 60 giorni di Maroni. Si annovera il cosiddetto patto di stabilità territoriale, grazie al quale vengono sbloccati circa 133 milioni di euro, di cui 100 per i comuni e 33 per le amministrazioni provinciali. In materia di cassa integrazione in deroga, la Regione Lombardia, prima nel Paese, è pronta ad anticipare fino a un massimo di 300 milioni di euro, a fronte però della garanzia che il Governo inserisca a quelle risorse. Sarà messo a disposizione entro la fine dell'anno in corso. Una somma di un miliardo di euro, 60 milioni, nei primi due mesi, per stimolare la nascita di nuove imprese e favorire l'internazionalizzazione. Quanto al problema abitativo, è in cantiere una norma che metterà a disposizione delle giovani coppie e degli anziani. Di Via libera anche alla riforma del sistema ALER, cancellate 13 agenzie e 13 consigli di amministrazione. Nasce un nuovo organismo per un risparmio secco di quasi 4 milioni di euro. C'è chi parla di tagliare i costi della politica e chi lo fa davvero. In Lombardia si parte dal 10% delle spese delle segreterie di ogni assessore, dal 30% delle spese di rappresentanza e da un risparmio di consiglio fino al 50%. C'è poi l'Altolà ai rifiuti provenienti da fuori Regione. In tema occupazionale, grazie alla mediazione dell'amministrazione regionale, è stato siglato l'accordo con l'Ospedale San Raffaele, scongiurando il rischio di licenziamento per 250 persone. Infine, è stato stipulato un importante accordo con Finlombarda, che metterà a disposizione circa 500 milioni di euro per pagare i debiti accumulati dai comuni nei confronti delle aziende, che così potranno finalmente essere pagate.